E allora, buonasera, ci ritroviamo dopo l'estate e ci ritroviamo nel nostro percorso di preghiera. Ovviamente sapete che il giorno è martedì, oggi già l'ho detto in maniera straordinaria, iniziamo il lunedì, ma non volevo far iniziare ottobre senza la catechesi. E allora, per non rinviarla di un'altra settimana, perché domani, come ho detto già durante la messa, ho un impegno perché è la vigilia di San Francesco e sto ad Afragola per il transito di San Francesco al santuario di Sant'Antonio, allora ho detto solo per questa settimana iniziamo. E il progetto di catechesi di quest'anno si articola in tre momenti diversi: un fil rouge che ci accompagnerà tutto l'anno sarà la legge, i 10 comandamenti. Ovviamente li leggeremo sia dal punto di vista della fondatezza del testo, tentando in qualche maniera di rivedere Esodo rispetto a quello che è il percorso, ma anche nella interpretazione cristiana che diamo della legge, con lo sguardo rivolto alle beatitudini. Perché se è vero come è vero che la legge è fondamento di percorso credente, è anche vero che la legge, dice Paolo, uccide l'uomo se non è accompagnata dai significati profondi dell'amore. Ma vi ho detto in tre momenti. Arriveremo con il primo tratto dei comandamenti all'Avvento, e centreremo in Avvento con il ritiro che teniamo ad Assisi, perché i giorni 29, 30 novembre, 1 e 2 dicembre sono quelli subito prima della prima domenica di Avvento, per cui nel tempo di Avvento noi terremo un percorso proprio di preparazione, un tempo forte, quindi lasciamo i 10 comandamenti e prenderemo i significati dell'attesa del Natale. Dopo il periodo di Avvento, quando riprendiamo di nuovo il percorso di catechesi, ritorniamo ai 10 comandamenti, per interromperli di nuovo quando sarà il periodo di Quaresima, in modo che i due momenti forti, che sono Avvento e Quaresima, abbiano una loro significanza in ragione del tempo liturgico che necessariamente dobbiamo affrontare. E poi dopo, alla fine, dopo il tempo di Pasqua, faremo la conclusione del percorso dei 10 comandamenti. Questo è il programma che mi sono dato, per voi, e c'è una ragione specifica. Il momento della catechesi, cioè questo momento, per me è sempre il momento più importante della vita della comunità, perché è il momento fondativo, fermo restando che ci sono altri momenti significativi. La messa domenicale indubbiamente lo è, ma lo spazio che tu hai durante una catechesi per annunciare la parola di Dio non ce l'hai durante la domenica, anche perché la domenica è un altro tipo di linguaggio, è un'altra proposta. Il giorno della domenica tu parli alla varietà delle persone che arrivano. C'è quello che arriva in chiesa per la prima volta e quello che sta con te da 30 anni. Per cui tu devi tenere presente che c'è una pluralità di attese, di linguaggio, che deve essere quanto più accessibile, anche se non deve essere assolutamente banale, anzi, ma deve essere quanto più accessibile possibile, deve essere attraente e costruttivo. Tu hai una porzione di tempo limitata per rendere interessante quello che stai dicendo. È possibile durante un'omelia che per la prima volta una persona ti ascolti? Quante volte succede in un matrimonio o a un funerale che ti vengono per caso, così come la domenica? Tu hai necessità di lasciare un segno, devi seminare perché si possa in qualche maniera aprire una porta. E allora la domenica ha un proprio percorso. Tu guardi in faccia le persone e hai 10 minuti, un quarto d'ora per lanciare una sfida di significati per quelli che ti seguono tutte le domeniche, ma anche di curiosità di quelli che arrivano e ti sentono. Allora, la catechesi è un'altra proposta, è l'approfondimento, è quello che fonda la comunità. È chiaro che pure qua ci sta curiosità,
perché in 30 anni ci stanno quelli che vanno e quelli che vengono, no? Quelli che arrivano, quelli che si scocciano, quelli che invece restano fedeli nel tempo. E sono e insieme a questi nella catechesi c'è, anche attraverso la proposta che si fa nel lanciarla fuori dalla comunità con la rete, no? con YouTube, con Facebook, e di creare le condizioni di una comunità più larga che intorno alla parola di Dio fonda se stessa. Io capisco che è difficile per voi cogliere quanto sia importante l'annuncio della parola di Dio, ma senza l'annuncio della parola di Dio non ci sarebbe neppure la comunità. Il segreto di questa comunità è che si costruisce intorno alla parola di Dio. Voi non immaginate neppure quante cose, io ve le dico domenica per domenica, ma non immaginate neppure quante cose la nostra comunità insieme riesce a fare. Quante sono non solo le attività di formazione, diciamo così, di catechesi, ma le attività di carità, che sono enormi, quello che si muove intorno alla comunità è tantissimo. Non c'è un giorno che vada sciupato, non c'è. E questo grazie a un sostegno. Se voi pensate soltanto negli ultimi 2 anni quello che si è fatto con Medici di Strada, per esempio. Tanto 2 anni, non è che sto dicendo, voi pensate soltanto quello che si è fatto, no? Il camper, la tenda con la mensa, il rione Traiano, e adesso le saliscende. Come sarebbe possibile questo senza una forza che nasce all'interno di un percorso di comunità? Non esisterebbero i Medici di Strada senza la comunità della Santissima Trinità, benché dobbiamo tanto a Bruno sta qua, ai medici, ma non esisterebbero tutte le altre organizzazioni che oggi sono pure fiorenti senza la parrocchia della Santissima Trinità. No, non c'è possibilità di ipotizzare che possa nascere, rispetto a quelle cose che sono nate qui, senza l'apporto di una comunità alle spalle che abbia dato l'input, che abbia dato il significato, tantissime altre cose. Voi pensate a quello che in 25 anni abbiamo fatto e stiamo ancora facendo con l'associazione Mondo Amico. Pensate a tutte le altre organizzazioni che vedono con Rita, con Luca, con Roberto, con Luca Marinetti, cioè ci stanno tante di quelle cose che si muovono grazie alla generosità e alla passione e all'abnegazione dei singoli. È anche vero che è uno spazio aperto infinito di attività dove i singoli e la comunità si muovono. E pensate a tutto quello che si può e si deve ancora fare per lanciare una sfida di speranza. E allora la catechesi è il cuore della formazione. Io non credo tanto, cioè non mi equivocate. Io so che è importante la catechesi, il catechismo dei bambini che si preparano alla prima comunione, ma quelle sono briciole che vengono date a bambini in ragione della loro formazione primaria, ma la comunità si forma attraverso gli adulti che crescono, sono loro che danno spessore ad una comunità. Se questa comunità in 31 anni di vita, e adesso siamo nel 32esimo con me, ha potuto esprimere anche dal punto di vista culturale, intellettuale, spirituale, dal punto di vista della presenza di carità, tanto, è perché ci sta una comunità adulta che sostiene il Padre. E che facessi su? Che potrei fare? Ci stanno delle persone che crescono insieme a Lui, io insieme a voi, non è che sono meglio e lui. Io pure mi metto in discussione intorno alla parola di Dio. È stato splendido il percorso che abbiamo fatto a Gerusalemme. È stato splendido. È stato un momento altissimo di spiritualità. E benché io fossi acciaccato, nel senso che tenevo la febbre, insomma, nel senso che me lo sono fatto, però è stato un momento molto bello. Ho visto un ottimo clima che vorrei che si ripetesse di volta in volta, che lo facciamo per esempio che andremo ad Assisi
che ci sia questo stesso clima di attesa, perché quello era legato alla formazione del mondo, perché c'era un gruppo, uno zoccolo duro di persone che già aveva seguito me da un po' di tempo, ce n'erano altre che sono venute per curiosità, e qualcuno di quelli che è venuto per curiosità è stato acchiappato sulla via di Damasco. Questo succede ed è necessario in qualche modo che su questo percorso andiamo avanti. Ma io vi devo chiedere, vi devo dire perché il tema di questa, ovviamente questa nostra chiacchierata di stasera introduttiva, perché il tema di questa? Perché io voglio parlarvi dei comandamenti? E badate bene che io l'ho fatto soltanto nei primi 2 anni quando sono venuto, poi non ho parlato più, sono 30 anni che non ne parlo più dei comandamenti. Ah, è strano, no, che ci ritorno, che è un po' di tempo che io ci sto riflettendo. E io sono convinto che in questo momento storico ben preciso abbiamo bisogno in qualche maniera di ritornare a dei presupposti forti che non siano materia di legalismo, che non è che ripropongano ancora una volta la rigidità delle leggi oppure l'impronta della, e la relazione che c'è tra legge, peccato e punizione con infrazione della legge. Non è su questo criterio che voglio, però io sento un'esigenza, osservando quello che mi sta intorno, molto spesso ci ritorno anche in maniera diretta e indiretta negli articoli che faccio la domenica, ho bisogno di capire perché il nostro tempo, questo tempo, è così anemico del rispetto delle leggi. E perché la corruzione è così dilagante? È uno dei temi che dovrebbe in qualche maniera interessare il credente e chiedersi perché oggi come oggi i così fan tutti, cioè entrare in una logica che si possa in qualche maniera infrangere la legge e le leggi, poi indipendentemente dalla validità che ci possa essere o all'esasperazione. Io ricordo che qualcuno disse che era giusto non pagare, così disse, era giusto non pagare le tasse, lo disse, disse era giusto non pagare le tasse perché le tasse erano esose, ma a questo punto si fa una rivoluzione, non è che non si pagano le tasse. Il criterio fondamentale non è quello di infrangere la legge per chi, ma tentare in qualche maniera il rapporto, tentare di comprendere per me credente che cosa significa avere dei punti di riferimento, dei valori di riferimento che mi permettano di superare l'idea che libertà significhi io poi posso fare tutto quello che voglio e che non ci siano invece dei punti di riferimento nel mio cammino. E questo aspetto è quanto mai drammatico, perché noi adulti stiamo consegnando ai nostri ragazzi, noi che forse veniamo da un tempo estremamente rigido dove come dire, i punti di riferimento finivano per diventare ossessivi a tal punto che li abbiamo in qualche modo, ci siamo ribellati, e c'è stato un tempo di ribellione che anche fa parte del percorso, ma abbiamo dimenticato che però un uomo può superare la legge, la deve superare, tant'è vero che dice Paolo, quando eri bambino ragionavi da bambino, pensavi da bambino e avevi bisogno in qualche maniera di essere fasciato, dai, questo si fa e questo non si fa, e poi l'amore ti libera perché ama e poi fai quello che vuoi. Però è anche vero che bisogna arrivare a questo punto, perché la legge, dice Paolo, è pedagoga a Cristo, cioè in altri termini tu hai bisogno di avere un percorso in cui sai quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Oggi il mondo sembra, il nostro mondo, basta vedere quello che è successo ieri, quello, ogni volta che apriamo le pagine del giornale, sembra che sia fasciato da questa idea,
che uno si alza al mattino in ragione del proprio desiderio o del proprio bisogno o delle proprie aspirazioni o peggio delle proprie follie e possa in ragione di questa sua individuale esigenza sottoporre o schiacciare gli altri, perché non è vero che la mia libertà finisce e si limita quando ostacola e limita la libertà di un altro, ma perché io sono libero e voglio fare quello che voglio. Ieri, come tutte le domeniche, cosa che sta capitando sotto gli occhi ormai abituati delle persone? Io ogni domenica faccio il mio percorso lungo, no Bruno, lo sai, parto da casa e viaggio, me ne scendo per tutte le domeniche sera, io cammino molto, ma la domenica sera mi faccio la camminata ancora più lunga. Parto da Via Giotto, scendo Piazza Medaglia d'Oro, Via Leonardo, Museo, Via Toledo, Piazza Plebiscito, Via Chiaie, risalgo per altre cose, poi riprendo la funicolare, Piazza Vanvitelli e ritorno a casa. Ma costante io vedo l'anarchia degli atteggiamenti. Era impensabile qualche tempo fa che c'era gente che si abbassava i pantaloni e faceva, urinava in mezzo alla strada. Era impensabile qualche tempo fa, ma forse anche, e non sto parlando di extracomunitari, questo è capitato domenica sera a me davanti agli occhi miei, quindi non è, sto dicendo, ormai. E non c'era nessuno in qualche maniera che, come dire, si meravigliasse di quello che avveniva, perché? Ma perché? Allora ho portato questo esempio per dire, c'è anche nei nostri bambini, oggi ho letto un articolo, no? Su Repubblica molto interessante rispetto a quello che è il ruolo genitori insegnanti in mezzo ai bambini, e diceva l'articolo su Repubblica, e Repubblica in qualche maniera da questo punto di vista, io che scrivo su Repubblica ho avuto qualche responsabilità, ha detto voi genitori e insegnanti mettetevi d'accordo, perché non è che i genitori possono stare sempre dalla parte dei bambini e non possono stare dalla parte degli insegnanti, per cui alla fine l'insegnante si indebolisce sempre di più, ma quello che ne va a far saltare è il percorso educativo, in cui dovrebbero essere d'accordo genitori e insegnanti e capire qual è la strada. No, io non voglio arrivare ai tempi in cui noi, quando andavamo a casa, dicevamo che i nostri insegnanti ci erano comportati in un certo modo, avevamo pure visto. Non voglio entrare in questa logica, ma oggi ho la sensazione che in tutti i criteri che passano per i percorsi formativi di un ragazzo o un adolescente, a noi, uso il termine che può sembrare in qualche maniera forte, ma mi serve per provocarvi e provocare me stesso, ci sia un fondamento corruttivo, dove la corruzione non è più avvertita come un fatto negativo, ma uno stile di vita. Per cui, siccome la corruzione è diventato pane quotidiano, la viviamo senza subirla, o quando la subiamo, in qualche maniera, quando parlo di corruzione, io non parlo soltanto degli elementi economici corruttivi, io parlo della corruzione dello stile della famiglia, della corruzione del dialogo, della corruzione del rapporto interfamiliare, del rapporto tra, no? Che è in qualche maniera caratterizzato o richiesto da altro rispetto a quello che è la giusta, la giusta necessità di scambio tra uguali o tra diversi che vogliono conoscere, relazionarsi, dirsi, darsi. La corruzione si basa sulla menzogna, si basa sull'infrazione, sulla necessità di venire fuori dalla regola, si basa sulla necessità di vincere con un artificio non onesto sull'altro e prevalere. C'è una corruzione della comunicazione, per esempio. I 10 comandamenti, in fondo, da sempre avevano in qualche modo determinato, in un mondo antico
dove la legge era sempre in qualche maniera patrimonio dei potenti per asservire i deboli. Nell'antichità le leggi servivano soprattutto a chi reggeva i popoli di poterli controllare. Per questo serviva la legge. L'unico momento, tant'è vero che la società europea occidentale, se voi dite che la nostra società occidentale, voi lo sentite, è fondata sul percorso giudaico-cristiano, si dice, ovviamente teniamo la grande storia latina e greca, no? Dei popoli si parla, però il fondamento è la differenza che esiste dell'Occidente rispetto ad altre culture, è il patrimonio giuridico che ha, cioè il fondamento della costruzione della società intorno a uno ius, un diritto, che dica che libertà significa rispetto di regole condivise. Questo è quello che dice l'Occidente rispetto ad altre realtà. Questa idea non nasce con gli egiziani, non nasce con i fenici, con gli assiri e babilonesi, non nasce neppure con i greci. Nasce con gli ebrei, il giudaismo, che dà alla legge un corpo teologico, cioè in altri termini dice la legge viene da Dio. Questa realtà mette anche il sovrano sotto la legge, non sopra la legge. Se viene da Dio e Dio è sopra, non esiste il fatto che chi fa la legge poi può trovare l'inganno per fare in modo che altri lo osservano e lui no. Nell'antichità i potenti erano, come dire, protetti dalle leggi. C'erano alcune che dovevano seguire, altri no. Anche all'Olimpo gli dei avevano un'indipendenza dalla legge. Invece non è così. Per la Sacra Scrittura il rapporto legge-uomo è lo stesso rapporto che esiste tra Dio e l'uomo, si chiama alleanza. Alleanza. E allora capite la grande rivoluzione. E io voglio riproporre questo percorso. Perché? Perché ho bisogno di riscoprire non la regola comportamentale. Non voglio tornare indietro rispetto all'annuncio cristiano, però io proprio voglio capire quando Gesù dice vi è stato detto ma io vi dico, vi è stato detto ma io vi dico, io come faccio a dicere se non sapete quello che vi è stato detto? E che valore ha nel momento in cui Gesù dice no, io vi dico, senza capire il fondamento di una legge che in quel caso non ha niente di legalistico, perché nella Torah non ci sta niente di riduzione, come dire, strettamente legale. C'è il bisogno di rispondere. Anzi, su questo facciamo una prima riflessione. Vi ho detto che è introduttivo. Quando ti nasce il decalogo? Quando il decalogo è il centro, no? Voi sapete che la parola Torah è legge. I due grandi fondamenti del primo patto dell'Antico Testamento, lo dice spesso Gesù, è incentrato nella legge e nei profeti, che sarebbe nell'ordinamento che crea le condizioni di un popolo di rispondere a Dio, di un singolo, e nella rettitudine di vita, e nella sapienza, cioè nella capacità di interpretare la storia, la vita, gli avvenimenti, quello che capita ogni giorno, che poi d'altronde sono i due orientamenti che ogni uomo dovrebbe avere nella propria vita. Come dice Kant, qual è un filosofo, no? No, no, mica lo dice come credente Kant. Sapienza è fondamento di etica. Dice, il cielo stellato sopra di me e dentro di me che cosa? Eh?
la legge morale dentro di me. Così dice Kant. Dice: chi è l'uomo? E fonda il percorso moderno di interpretazione. Hegel poi in qualche maniera lo svilupperà. Il cielo stellato, cioè tutto ciò che è la sapienza della vita, le domande fondamentali, i significati. Ma la legge morale nel mio cuore. Parla di legge morale, che non è una cosa comune e banale, significa che ogni uomo, differentemente posto, in qualsiasi parte sia, ha nel suo cuore un indirizzo. I 10 comandamenti non sono una imposizione sull'uomo, andremo a vederlo, ma quanto piuttosto la decodificazione in ragione del percorso credente di quello che è scritto nel mondo. Quando si dice non uccidere, non è una cosa che ha mandato a Sacra Scrittura, ha recuperato in maniera chiara, cioè l'ha decodificato in termini di percorso di alleanza con Dio, qualcosa che tutti gli uomini di buona volontà che abbiano una rettitudine nel proprio cuore sanno, che non s'accira, non so se rendo l'idea, è un criterio fondamentale, è un assoluto, è chiaro quello che non rubare non riguarda qualcuno o un altro, riguarda tutti gli uomini di ogni specie, colore, razza, situazione, ok? Vabbè. Allora, quando nasce il bisogno dei 10 comandamenti, del patto, la Torah, la legge, non viene data da Dio per iniziativa di Dio. Questa è una cosa che voi dovete sapere bene. Nella Sacra Scrittura non è che un giorno il Padre Eterno si alza e dice: sapete che ci sta di nuovo, io sono il Padre Eterno, voi dovete fare come dico io. Queste sono le leggi, io ve le do e voi le dovete rispettare. Non sta scritta così. Non è così. Nel libro dell'Esodo è detto chiaramente che il momento in cui dà la legge, il capitolo 19, il capitolo 20 del libro dell'Esodo, Mosè sa, perché Dio gli ha detto: io voglio fare un patto con voi, voglio stabilire un patto con voi, vi darò la terra promessa, mi metterò in grado di ritornare ad una libertà di decisione. Dopo 400 anni lascerete di prigionia, lascerete l'Egitto e la prigionia d'Egitto. Guardate che pure questa è una scelta che uno dovrebbe riflettere, no? Perché è un bel rischio dopo 400 anni di consolidata permanenza. Togli il fatto che poi ci stavano delle difficoltà, ma uno dopo 400 anni ci dito la terra promessa, da presidente dopo 400 anni amarà sta terra promessa, ci ritorneremo. Nel frattempo mi sono fatto 400 anni schiavitù, non tutti i 400 anni, però un certo periodo di schiavitù me lo sono fatto, quando sono diventato troppo ingombrante, perché facevo i figli e loro non mi facevano. I tempi sono sempre, ritornano, perché all'inizio non ci stava sta oppressione, anzi, che servivano, loro erano, vi ricordate, no? È Giuseppe che è uno dei 12 di Abramo, che viene venduto dai fratelli. La brutta azione la fanno gli ebrei con l'ebreo, invece il faraone l'accoglie Giuseppe, anzi lo mette in grado di essere amministratore della sua casa. Ed è Giuseppe che, visto che ci sta la carestia pure là, che ci stava la fame, è Giuseppe che dice: visto che casa ottenibile, venite da parte qua, dateci, mettiamoci insieme, voi che sapete fare, e io so fare il falegname, io so fare il muratore, e venite. E per un certo periodo gli egiziani e gli ebrei hanno convissuto. Poi è capitato che gli egiziani non facevano figli e gli ebrei li facevano, e quindi gli ebrei crescevano a dismisura rispetto agli egiziani, e gli egiziani si sono guardati allora nel cenere, ma non sta più bene,
Questa è storia di oggi, no? Storia, ma così è. Comunque, e gli egiziani hanno detto, vabbè, da questo momento in poi le cose cambiano. Voi siete troppi, i figli non la vita fa più. Oppure veniate. Mosè, la storia di Mosè nasce in questo tipo di contesto. Perché i figli maschi devono essere tolti di mezzo. Tanto è vero che la sorella Miriam, d'accordo con la mamma, prende il bambino e lo mette in una cesta salvato dalle acque, perché altrimenti l'avrebbe. Le figlie femmine va bene, le figlie maschie no. Voi leggete tutta la storia di ogni trasformazione, vedrete che nella Sacra Scrittura è già in qualche maniera descritto il passaggio di che cosa significa il momento di schiavitù, quanto ci sono i contrasti, le contraddizioni. La storia però ci insegna che coloro che vogliono in qualche maniera chiudere la prospettiva del cambiamento finiscono, ci stanno in piaga. Quelli là che si sentivano più potenti hanno le piaghe come conseguenza, però questa è un'altra storia. Fatto sta che dopo 400 anni viene scelto Mosè, che d'altronde non era uno che aveva fatto una vita fuori dai contesti del potere, era diventato principe d'Egitto. Viene chiamato lui a dire salverai il mio popolo, valla a convincere. Io non ricordo, se voi lo ricordate, io non ricordo che ci sia un balbuziente che sia stato eletto a capo di una liberazione. È la prima volta nella storia che si racconta, pure questo dovrebbe in qualche maniera incuriosirci, no? Che Dio sceglie un balbuziente per parlare. Io mi metto nei panni di Mosè, il quale viene scelto dopo che è successo. No, la storia la conoscete. Lui uccide l'egiziano che sta angariando uno degli operai ebrei, non ritorno, tanto la casa avete visto film, avete visto, però è la scelta, ormai lui se n'era andato, aveva trovato la pace sua, le pecore, la moglie, il rovedo ardente, e lì cambia tutto, il rovedo ardente, un fuoco che determina un passaggio. E guardate che quel rovedo ardente è talmente importante nella storia, che non riguarda solo Mosè e il popolo di Israele, riguarda noi pure oggi, quel rovedo ardente. Dice, avvicinati, tu sarai un balbuziente. Chi sei? Perché per la prima volta Dio dice il suo nome. Lo dice. E quando Dio, nella Sacra Scrittura, ma per tutta l'antichità, consegna il nome, entra in confidenza. Perché dal mistero diventa familiare, si fa conoscere. Se Dio c'è e consegna il suo nome, vuol dire che sta dando a Mosè la chiave per entrare in dialogo con lui. E sapete il nome che gli consegna qual è? Anche quello è un'originalità straordinaria, è una potenza enorme, è un Dio che si chiama Yahweh, che tradotto significa così, io sono per te, io sono colui che è per te. Cioè, uno che si chiama Dio e il nome Dio è separazione assoluta, e lo è, dici su per te, quasi a voler dire, traducendo dal punto di vista dell'uomo che lo guarda, senza di me tu non sei. Yahweh che sei, io sono colui che è per te.
se io non sono, tu non sei. In un nome si codifica e si legge un progetto. È bello andare avanti, ma siamo arrivati alla conclusione. Devo arrivare a questo punto. Non è c'è la liberazione, poi ci ritorneremo, devo ritornare piano piano, mi sto facendo detto un'introduzione, devo arrivare a questo punto, poi dopo ritorniamo di nuovo a capo. Tutte le fasi di questa liberazione difficile, la riconsegna della libertà. È strano, non so se ci avete fatto caso, ci ritorniamo, che il popolo cammina nel deserto, camminerà nel deserto dopo aver passato il Mar Rosso, no? Ma cammina liberamente tentando di arrivare a terra promessa, cammina zigzando, no? Nel senso, come la libertà, sa di poter camminare verso una meta, ritorna sempre sui suoi passi. Quando Dio dice non ti preoccupare, io sto con voi, sono la colonna che vi guida, io non vi abbandonerò, vi porto nella terra promessa, bene, a un certo punto Mosè sente il popolo e il popolo dice Dio ci ha liberato e mo camma fa, noi dobbiamo fare un'alleanza, lui ci ha dato tutto e noi che gli dobbiamo dare? E Mosè va da Dio e gli dice il popolo mi dice tu hai dato tutto, un'alleanza si fa a due, si fa a due l'alleanza, tu la terra promessa, tu la vita eterna, tu quel, e noi che significa? Abramo quando ha fatto l'alleanza pure ha fatto un patto con te e lui pure ti ha dato una cosa, è passato in mezzo al vitello che si è squartato, si è sporcato di sangue, il sangue ci ritorneremo, si è sporcato di sangue, ha detto che l'alleanza con te facendo i figli, la generazione fedeltà a te, e noi, e il Signore dice, senti Mosè, pensate alla salute, e l'alleanza, io sono Dio, sono libero di darvi quello che volete, no Mosè, se sei tutto quanto là, dico no, noi dobbiamo fare qualche cosa, il nostro è un bisogno di non sentirci fuori da questo dialogo, un dialogo si fa a due, Dio parla, l'uomo ascolta e poi parla, come parliamo con te Signore? State seguendo? Tu ci hai dato tutto e noi come parliamo? Allora, voi davvero mi state chiedendo cosa? Allora, voi volete sapere da me? Allora io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. È così, una, due, tre. Dio non ha preso l'iniziativa della legge. La legge nasce nel cuore dell'uomo come bisogno di rispondere a Dio. La Sacra Scrittura è chiara, non è Dio che prende l'iniziativa della legge, ma decodifica la legge perché l'uomo sente il bisogno della legge. È chiaro questo passaggio? È talmente chiaro che se l'uomo ha bisogno della legge, a maggior ragione, per dire Dio, poi lo supererà con l'amore, quando verrà Gesù dirà non c'è più bisogno di questo tipo di struttura perché c'è di più, non di me, c'è di più, perché l'amore supera la legge, ma tu nel frattempo che cresci, sei tu che senti l'esigenza. Per dire Dio hai bisogno della legge quando sei bambino, quando sei ancora in una società senza amore, a maggior ragione c'è bisogno della legge, se nel cuore dell'uomo è scritto un percorso che lo rende uomo, perché senza la legge è disumano, non posso neppure dire che è bestiale. Badate bene quello che io vi sto dicendo, perché le bestie, gli animali,
anche loro seguono le loro leggi e le rispettano. Gli unici che non sono contro natura sono gli animali, perché gli animali hanno i loro codici e li rispettano. Sono gli uomini che, alterando il cuore della legge, rendono disumana, contro natura, la propria consistenza e la propria convivenza. Capito quanto è importante questo percorso che abbiamo fatto? E lo faremo perché leggiamo quello che sta avvenendo intorno a noi. Perché quello che avviene quotidianamente, che sembra esserci un mondo impazzito, non è perché i parlamenti non legiferano, non perché non ce ne siano leggi, anzi forse ce ne sono troppe, ma è andata perdendosi progressivamente la legge scritta nel cuore dell'uomo, cioè in altri termini quella legge morale dentro che avrebbe bisogno di parlare da sola. E ci dovremmo chiedere, leggendo le 10 leggi del Vangelo, della Sacra Scrittura, perché? Che cosa è successo? Non è capitato solo oggi, non è la prima volta storicamente che capita. Altri tempi storici, quello che stiamo avvenendo c'è, e quei tempi hanno preceduto o sono state conseguenze di altri fattori. Ecco perché, leggendo la Sacra Scrittura, forse leggeremo meglio il nostro tempo. Questo è il percorso di catechesi di quest'anno. No, avevo un lavoro a casa.